addirittura. Grazie. Passo la parola a un altro saggista, scrittore e poeta che è Gianni Mazzei, che leggerà al cominciamento delle cose. È come tu voler. Sono due poesie. Prego, Gianni. Accendi il microfono. Allora, la prima poesia che leggo, Al cominciamento delle cose, l'ho scritta a 18 anni, quando ero rientrato dal collegio e frequentavo l'università a Bari di filosofia. E in quel periodo leggevo Heidegger, Essere e Tempo, e quindi c'era una distanza emotivo-psicologica tra la mia infanzia, che era vissuta altrove, e quelli che erano un po' gli interessi anche le angosce esistenziali di un giovane, il concetto della morte. Questa poesia poi ha dato il titolo al mio primo volume di poesie. Dice così: poter recedere nel mio dolore fino al cominciamento delle cose. Vi rendete conto che con il mondo del paese, con il sentimento della morte che viene vissuto come un'accettazione con il passaggio della stagione, c'è uno stacco enorme. Qui c'è addirittura la voglia di poter ritornare all'indietro, sprofondare nel nulla per poter far diminuire il dolore. E nel tradurre in dialetto mi era difficile trovare il termine recedere, che significa uno smottamento continuo fino al Big Bang iniziale. È la parola cominciamento che ha un senso molto sonoro, cioè molto cantabile, vicino un po' come qualcosa di musicale. E l'ho tradotto così, ho fatto più traduzione. La più vicina era questa: Putero scufunè, do chiando mio. Zina quan singigno domun. Questa era la più vicina alla poesia in italiano. Però mi sono accorto che c'erano altre possibilità per poter spostare ciò che era a livello così mentale su un aspetto di immagini. E l'ho tradotto in questo termine, utilizzando anche, poi dico anche che cosa ho utilizzato a livello stilistico e linguistico. Ganne e catacanna rite, fino allo subissamento, o cora a mormorete, i carne le scedo con l'ardico vellute. Cioè, utilizzate ganne e catacanna, che è una. Viene dal greco, un modo di dire, cioè più anni. Quindi era un aspetto che riguarda il mondo greco. E poi anche le lardiche, che quando sono bollite naturalmente non possono creare nessun dolore alle carni, ma c'era anche il riferimento alla mente, perché le lardiche possono essere utilizzate per far passare il dolore della testa. Oppure un altro aspetto, sempre su questa traduzione, ganna e catacanna scappano con cuzzitta rite, zina lo porrupo senza fine, o cor mio prima non subissamenti chiando, pu chieno chieno si addormisce per sempre, scigliichiano come una gallina, co cullo in turcenetto do padrone. Quindi anche questo sentimento di morte. E l'ultimo c'è da Dante Maffia, perché ne abbiamo parlato. Con lui l'ha tradotto in questa maniera, utilizzando il sé, quindi un po' l'ottativo greco che indica un desiderio irrealizzabile. Si potere scangillè, udo coro mio, zina quan singigno domun. Quindi ho utilizzato questa poesia per poter far vedere la differenza. Se uno pensa in italiano, in certo senso fissa la poesia, con termini che sono difficili da tradurre.
la traduzione da un aspetto, diciamo, mentale, filosofico, metafisico, si tramuta soltanto in un aspetto di immagine. Quindi questa se si parla dall'italiano al latino. Invece la seconda, visto che adesso, anche se non vivevo in Villapiano, però ho accettato a livello emotivo quello che è un po' la mia tradizione, la mia anche vicenda personale, non tanto in poesia, perché più che altro nei romanzi che utilizzo spesso ciò che avviene nel paese. La poesia, da poco tempo, parlando un po' di Piazza Dante. È molto breve per far capire che il dialetto più che altro si basa sull'immagine, sulla sonorità, su un richiamo emotivo delle cose che è difficile poi tradurre in italiano. Come ti volere, senso tu dice, cucchi pernice e carne su camele, che è intraducibile in italiano, sarebbe carne fiorite, ma se dice carne fiorite viene a perdere la bellezza di quel sentimento di cantabilità del corpo e della seduzione della donna. Quindi ho fatto questo soltanto per vedere che ci sono delle differenziazioni senza propendere o per l'uno o per l'altro. In italiano e in dialetto. E però, se uno pensa in italiano, difficilmente riesce a trovare quei modi di dire, quelle immagini che sono presenti. Quindi, pensare in italiano significa non accettare un po' tutto il mondo e la filosofia del mondo contadino, un proprio vissuto, quindi non essere partecipe del popolo, ma in un certo senso essere fuori dal contesto della coralità. Quindi ti è difficile parlare in dialetto se non pensi in dialetto. Sì, molto, molto interessante questo aspetto, cioè quello di parlare in italiano e poi o di scrivere in italiano e poi tradurlo in dialetto implica comunque uno iato tra un'immediatezza, quale può essere lo spunto di un'emozione che ti fa gettare ti fa versare l'inchiostro direttamente sulla carta, per cui scrivi immediatamente, mentre l'atto del convertire, del trasformare, in qualche modo non fa perdere quella vena di entusiasmo e di immediatezza che invece può dare il pensare, parlare immediatamente. Ma questa è un'esperienza che i linguisti penso conoscano bene, che se uno deve pensare in italiano, poi tradurre in inglese e parlare in inglese diventa una cosa Ah, complicatissima, infatti a invece me questo. mi ha fatto pensare a una intervista che fece Massimo Troisi quando gli dissero tipo: ma tu perché parli sempre napoletano? Ma non sai parlare italiano? E lui rispose una cosa molto bella, disse: non è il problema è che io penso in napoletano, sogno in napoletano e quindi mi viene tutto più spontaneo. Tra l'altro una cosa che ho visto anche sulla mia pelle quando ho cominciato tipo un po' a studiare un po' di più la recitazione, eccetera, e quando non si riusciva a fare una cosa. Se io la faccio una parte, che ne so, anche Shakespeare, se tu nella prova la provavi a fare io, nel mio caso, per esempio, in dialetto napoletano, procitano, eccetera, era tutto più vero e veniva tutto più facile. Perché, diciamo, probabilmente la spontaneità mia, per esempio, nello specifico, è molto collegata al dialetto. La bravura poi di un attore sicuramente è di trasferire questa cosa anche in tutte le lingue possibili. Però è vero che, diciamo, quando una cosa, una rabbia, no? Dovevi dire magari in Shakespeare dovevi dire: oh mio Dio, singolar tenzone, eccetera, eccetera. Se tu la provavi dicendo mannaggia la miseria, chi su usciresti proprio, ti veniva sicuramente Veramente. più spontaneo. Poi Veramente. ovviamente, diciamo, ovviamente questo sentimento lo devi mettere nella battuta di Shakespeare. Però è vero che il dialetto restituisce sicuramente una maggiore spontaneità, un senso di collettività pure, questo è importante, che io ho riconosciuto proprio nell'esperienza concreta. Per esempio del mio lavoro. Benissimo, io direi a Claudia di prepararsi per la prossima volta qualche cosa di sardo, visto che sta là. Se ce lo porti. Che Non l'interprete dici? però, il sardo è molto difficile. Infatti, non è una cosa Sarebbe troppo facile. impegnativo. Puoi chiedere a Vuole Ugo, a chiedere a Ugo se ci dà una mano. Ugo, davvero, sì, Vabbè, allora la prossima volta. vediamo un po'. Io Tanto ho un amico che scrive in dialetto sardo lo so. Ah, vedi. e vince un sacco di premi perché è una lingua
Ma la lingua non si capisce proprio. Perché il sardo è proprio una lingua, appunto, come dici, quindi è proprio una lingua a parte, e quindi è proprio completamente diversa. Ma ci possono essere alcune cose più orecchiabili, diciamo. Senti, allora ci contiamo.